Purtroppo stamattina devo darvi una brutta notizia. La vostra compagna Amy è scomparsa. I genitori e le forze dell'ordine la stanno cercando dappertutto. In che senso, prof? È scappata? Ryan, secondo te è scappata? Vuol dire che è scomparsa? Non sappiamo molto altro. Sappiamo che ha lasciato una lettera e anzi, vi preghiamo, se avete qualche informazione o qualche indizio, di dirci tutto quello che potete. Grazie, ragazzi. Non ci posso credere che sia scappato. Io ieri ero qui abbracciato con lei su queste scale. Secondo me è una gran stronzata. Guarda che lo eravamo davvero. No, una stronzata, ci hanno detto una gran balla. Ti pare che una prossima inizia una storia simile? Sei scemo. Si sarà nascosta in cantina per saltare l'interrogazione. Secondo voi cos'è che non andava in Amy? Sembrava tutto a posto. Già, così a posto da scappare di casa. E se volesse farla finita? La verità è che sembra tutto a posto perché non ci facciamo mai le domande giuste. E se non ci siamo fatte le domande giuste prima, ce le faremo ora. Ha ragione, Ryan. Dobbiamo scoprire il perché è scappata e dove potrebbe essere andata. È sicuramente scappata da sua sorella. Una rompipalle. Lo dico a mamma. Ti ho vista l'altra sera che mi guardavi quel tipo. Ah, sei una piccola rompiscatole. Poi lo sai che se racconti questa cosa non mi fanno più uscire di casa. Sono problemi tuoi. Così impari a fare la scema in giro con i ragazzi. Non faccio la scema in giro, lo stavo solo guardando. Sei ancora piccola, quando sarai più grande capirai. Non me ne frega niente di quello che succederà tra qualche anno. L'importante è che tu stia in punizione. Ah, godo tantissimo quando mamma e papà ti chiudono in casa. E io esco. Io non dicevo davvero, o forse sì, forse mi sembrava di odiarla perché era più grande di me. Perché era più carina di me, perché era gelosa dell'amore dei miei genitori nei suoi confronti. Ma io non dicevo davvero. O forse sì, ma non lo desideravo. E ora ho una tremenda paura di non rivederla mai più. Lei mi diceva sempre, quando sarai più grande capirai. La odio quando fa così. Ciao Stella. Ciao. Ciao. Forse è colpa mia. In che senso? Sapevo che Amy mi filasse dietro. Forse era innamorata. Io facevo finta che mi piacesse, me la filavo. Non mi sono comportato benissimo. Eravamo qui un mese fa. In poche parole, ero con Ade. E... oh mio Dio! C'è Alan laggiù. Lo vedo, non sono mica cieca. Cosa devo fare? Non so che cosa dire, che cosa fare. Ma sei scema, che ti prende? Sei diventata multicolor. Non l'ho mai detto a nessuno, nemmeno ad Ade, che sai, è la mia migliore amica. Ma a me piace un sacco. Cioè, ti piace in quel senso lì? Oh mio Dio, sta arrivando, sta arrivando. Ciao ragazze, ci vediamo domani a scuola. Amy non vede l'ora. In che senso? Non avete capito, a Amy piace Alan. Ma che dici? Comunque con Amy non mi metterei mai, manco fosse l'ultima ragazza sulla terra. Ma che andava a pensare che Amy potesse fare una cosa simile? È stata colpa mia? Alla fine sono stato onesto con lei. Per me è una buona amica, ma non mi ci sarei mai messo. Però forse con Miglioretto è stato un po' brusco, me ne rendo conto. E se dovesse accadere qualcosa di brutto? Ma come ti è venuto in mente di dirgli tutto? Sapevi che era un segreto che non lo sapeva nessuno? Quante storie, Amy. Mi fai sempre un sacco di problemi inutili. Sei proprio una lagna. Sei stata davvero cattiva. E sai una cosa? Sei insopportabile. Non lo so. Non so perché quel pomeriggio ho raccontato quella cosa di Amy. Forse perché sono stata sempre un po' gelosa di lei e magari volevo farle fare una figuraccia. Dai ragazzi, non prendiamola così male. Magari è già tornata a casa. Sì, a preparare l'interrogazione. Ciao ragazzi, ho trovato il diario di Amy. Amy scriveva un diario. Sì, diciamo che era tutto per lei scrivere. Secondo voi è giusto leggerlo? Sì, secondo me è giusto, perché così almeno potrebbe darci delle giuste informazioni per trovare Amy. Dai allora, che aspetti? Aprilo! Oggi è stata davvero una giornata fantastica. La vita dovrebbe essere sempre così. La vita dovrebbe essere sempre così, senza i genitori che litigano, sempre,
e non fanno altro che dirti cosa devi fare, cosa non devi fare. I prof ti annoiano e rompono. È bello quando gli amici ridono insieme e non si fanno del male, non sparlano dietro, non ti tradiscono, non ti mettono da parte. Perché ogni giorno non può essere come questo? Perché ogni giorno non può essere come questo? Per me l'amicizia è questa roba qui. Uscire insieme, divertirsi, stare bene, cazzeggiare. Io non capisco a me cosa volesse di più. Ragazzi, qui c'è dell'altro. Questa è tosta. Ieri sera, per l'ennesima volta, i miei genitori... Ieri, per l'ennesima volta, i miei hanno litigato. Poi mia madre si è girata verso di me e ha urlato. È tutta colpa tua. Penso che mia madre mi odi. Mi chiedo che senso abbia continuare a stare tra i piedi, se sembra che io dia fastidio a tutti e io sia inutile nel mondo. Non immaginavo tutta questa sofferenza nella vita di mia sorella. Sapevo che stava male, ma non di certo fino a questo punto. E speriamo che non le vengano in mente strane idee. Sapete cosa ho capito da questa storia? Che siamo stati dei amici orribili e superficiali. Io che faccio sempre tutte stupide su ogni cosa. Io che spiffero segreti. Io che offendo inutilmente per fare il figo. Io che credo di essere una grande amica solo perché chatto con lei 24 ore. Ci siamo persi dei pezzi importanti della nostra vita. Abbracciarci. Esserci davvero col corpo, con la mente e con il cuore. Dio fa che non le accada nulla. Se torna sana e salva giuro che diventa una persona migliore. Anch'io. 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 Perché piangi? Perché sono triste. E tu chi sei? Sono un tuo amico. Nella vita, senti, già tenono in campo.